Ciao, I'm Enzo. I'm Celia. This is a Piazza Talk, our channel about our life in Lucca and in the Tuscan Hills. Please hit the subscribe button. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. This week's different, and I hope you'll be as excited as we are. This is, in a way, this week's video is more of a documentary. We were invited by a group of shepherds to join them in the Transhumanza, or the Transhumance. It's the taking of the sheep from the lower pastures up to the high pastures for the summer. We do interview the shepherds involved, who are passionate about this. I hope you get a feeling of the magic that this day truly was. It was one of those really magical days that you remember for the rest of your life. And of course, being in Italy, there was a light lunch, or was it so light? Wait and see. In the middle of the day, while we rested and the sheep rested. Well, it's 5:30 in the morning and we're leaving. Celia, how do you find this new road as a shepherd? Sheep walk faster than you think they do. Over 50 sheep. Andiamo, ascolta. Dice deve passare di qui. Dice deve passare di qui. Vai, andiamo. Thank you.
Andiamo, andiamo, andiamo! We heading towards le lame di Capraia. Guardavo che ce ne sono parecchie in giro per l'Italia, di impronte strane, così a noi. Però ci vuole all'interno. Dai, dai, dai! Siamo! Dai che c'è l'acqua ora! Acqua! Sì, ho fatto certo modo di dire che era una bella privata. Andiamo! Hanno qua questo qua! Some of the shorn sheep are looking a bit thin, but they're soon fat enough on the richer pastures. Ti volevo chiedere, qual è la destinazione finale? Dove andiamo? Vediamo il Giro del Diavolo a San Pellegrino. Giro del Diavolo a San Pellegrino. Sì. Abbiamo passato adesso le lame di... come si chiama? Le lame di Capraia.
Deve arrivare lì e poi dopo si va al Giano. Ok, quindi siamo ancora sullo scammino della Domenica Praia. Sì, sì. E il pezzo successivo è sempre nel bosco e al sole di più? No, sempre nel bosco. Sempre il bosco, sì, quindi sì. Diciamo anche per gli animali è perfetto. Sì, sì. Ah, vieni qui, oh. Un po' io ci sei sempre andato dentro, sempre al bosco. Stanno giù avanti. Vai, con l'agnella, vai. Quante pecore hai, Federico? Tutto 90. 90? E che ci fai con le pecore? Ci fai? Latte. Latte. Cioè, fate il formaggio? Oh. Sì, ah. Per casa. Oh! A tired sheep and a strong shepherd. San Pellegrino è quello lì, il sì, l'ospedale. Sì. E le pecorine durante l'estate le tengono lassù. Lassù. Per suonare là. How much you talk to Steve is one of the shepherds, and he's telling me a lot of interesting things about the transhumans. He's kind of moving the sheep from a lower to a higher altitude for the summer and bring them back in September, where they spend the winter in a warmer place.
Okay, I'm with Carlo, who invited us for this fantastic experience. Carlo, da quanti anni fai questa transumanza? Allora, noi la transumanza abbiamo ricominciato nel 2009-2010. Ci siamo raggruppati con alcuni altri pastori, i miei colleghi pastori, per dare la possibilità comunque di avere un gregge abbastanza numeroso, e comunque qui c'è il problema del lupo, e allora dobbiamo anche sostenere le spese per un guardiano 24 ore su 24. Il giorno va bene, c'è il pastore dietro che tutto il giorno sta dietro agli animali, e la notte vengono messi in un ambiente sicuro, chiuso, recintato, con la sua tetto copertura se vogliono andare sotto, e il suo acqua dentro questo recinto, e lì sono protetti dagli attacchi del lupo. Le pecore di che razza sono queste? Queste qui sono quasi tutte esclusivamente pecora garfagnina bianca, è una razza autoctona qui locale della Garfagnana, recuperata negli anni 2000, sono state reintrodotte qui in Garfagnana e ora sono circa un migliaio. Come vengono usate, diciamo, queste pecore? Diciamo, queste qui sostanzialmente, a parte alcuno che fa comunque ne munge, sì, ma sostanzialmente vengono usate per la produzione dell'agnello e un po' della lana. Della lana. Sono animali rustici che possono tranquillamente pascolare in questi territori e non hanno grossi problemi. Hanno meno redditività, però anche il latte che producono alla gasificazione ha una resa molto elevata. Perché è un latte grasso. L'altra cosa è chiederti, tu allevi anche vacche garfagnine? Io allevo anche le vacche garfagnine. Che è una razza, diciamo, in via estinzione. Anche questa è una razza in via estinzione. Anche questa è stata recuperata negli anni 80 tramite un progetto della Regione Toscana e dell'Università di Firenze. Questo è un animale che è in pratica dato da svernare e da campare ai nostri avi. Sì. Perché fino agli anni 50 in Garfagnana esisteva solo quella razza lì di mucche. Io ti ringrazio molto, è stata una bellissima cosa invitarci a fare la transumanza con voi. Grazie tantissimo. Grazie a voi. Ok. È un po' che si aprono. No, dico perché è troppo buono. Ora c'è anche una. Grazie. Sì, grazie. Sì. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. No. And this is the cheese from the sheep's milk. We got more chicken, more sausages and other grilled meat. It's a big barbecue here. Patate calde. Qui siamo a Lame di Capraia. Lame di Capraia, it's a beautiful place. Quanti metri ha sul mare qui? Siamo a 1000 metri, penso. Più di 1000 metri, 1500, 1600. It's very high, probably 1500-1600 meters above sea level, so it's about 5500 feet. And Daniela with us, she is the chairwoman of the local association. What is your association? Qual è la tua associazione? Come si chiama? La mia associazione si chiama Associazione Allevatori Razza Bovina Garfagnina e Pontremolese. E è un'associazione che raccoglie 13 allevatori di razze bovine in via d'estinzione. E quando è nata l'associazione? L'associazione è nata nel 2013 grazie a una mia idea che è poi stata accolta favorevolmente da tutti gli allevatori, e quindi di pari passo ho cercato di fare questa cosa pensando proprio di valorizzarne anche i prodotti di queste razze. In questo posto dove siamo oggi venivano portate anticamente anche le vacche, quindi anche i capi bovini. Oggi qui invece abbiamo gli ovini. Queste vacche garfagnine producono latte anche? Producono latte anche di ottima qualità, ne fanno meno, ma lo fanno più buono, più concentrato, ed è ottimo per la casificazione. C'è l'aspetto della carne, che è un prodotto sicuramente d'eccellenza, perché proprio per il modo come vive questo tipo di animale gli conferisce un particolare valore nella qualità. After a big meal, it was supposed to be a light lunch, we're moving on to the next set.
to a place called San Pellegrino in Alpe. Now we're going to proceed quite slowly because the sheep are going to eat because the grass is much better here. On both sides of this white road, there are raspberry plants. It seems that the sheep are very keen on them. They love them. We are very high now. The high pastures, I mean, the grass is beautiful. It's very green, and the colors are beautiful. Oh, Federico is pushing the sheep towards the last stretch, I think. We have arrived at the Giro del Diavolo. According to the legend, San Pellegrino, a hermit, son of a Scottish king, resisted the temptation of the devil three times here. Since then, pilgrims have carried the stone as a penance, as happy as they seem, in the hope of being forgiven. Please share this video as it shows a unique way of life that has been preserved. If you enjoy our videos, please support us by subscribing. It's free. These videos are done in our spare time and edited late into the night. Thank you very much. Salute!